ringraziarvi per la vostra presenza all'interno delle nostre comunità in questi tempi così difficili, così complessi, in cui l'attenzione alle persone e alla costruzione di relazioni più giuste e più vere all'interno della nostra comunità diventa un impegno sempre più importante e impellente a fronte delle sfide che il mondo dell'economia, le difficoltà economiche pongono alla nostra società, a fronte anche di relazioni politiche che sono sempre più difficili e in cui è sempre più difficile riscoprire l'importanza di un confronto anche aspro ma sempre basato sul rispetto reciproco e sul rispetto delle idee di tutti per un confronto che faccia crescere. Anche questa è una cosa che si fatica a vedere di questi tempi ed è importante che cerchiamo tutti di ricostruirla. E è anche l'occasione per farvi l'augurio perché le ACLI siano sempre di più e continuano a essere, diventino sempre di più un luogo di crescita della responsabilità e della consapevolezza che tutte le donne e gli uomini, tutti noi, tutte le persone hanno da apportare il loro mattone nella costruzione della città, nella costruzione di una società più giusta. Non certo per costruire la città cristiana, riprendendo Lazzati, ma per costruire da cristiani la città dell'uomo, a misura d'uomo, insieme a tutte le altre persone di buona volontà. Ecco, che ci sia un luogo in cui questa consapevolezza cresce e si espande coinvolgendo il più possibile le nostre comunità, credo sia un valore da coltivare e da valorizzare. Quindi buon lavoro a tutti.